Grazie, solo due parole per concludere questa giornata degli onori ai partigiani e alle partigiane, giornata della memoria, diciamo solo nella veste di senatore della Repubblica, perché credo che un punto istituzionale vada comunque ricordato. Da questa mattina ci sono state, non sono ancora concluse, delle manifestazioni, degli incontri, dei dibattiti per questa giornata del 25 aprile in tutto il nostro territorio. Stamattina sono passato a Piazza Ferreta Mestre, Forte Carpenedo, e ci tenevo particolarmente a venire qui a fare questo percorso della memoria, perché credo che il monumento ultimo che abbiamo visto, quello alla partigiana, sia per certi versi quello fondamentale, che racchiude in sé tutta la nostra storia, proprio perché racchiude nella presenza femminile, alle volte nascosta, alle volte dimenticata, quelli che sono stati i valori fondamentali e i valori primi della nostra istituzione, della nostra carta costituzionale, della nostra Repubblica. Il 25 aprile è una giornata che va sempre ricordata, è una pietra miliare della nostra storia, e devo dire che non si è finiti, giustamente come veniva ricordato, di essere partigiani nel 1948, quel primo gennaio, quando è entrata in vigore la nostra carta costituzionale. Perché è assolutamente vero che si diventa partigiani, soprattutto si rimane per i valori che hanno espresso e che vogliamo continuare a esprimere. Guardate, io mi ricordo che proprio in questa zona di Venezia, ancora quando facevo il magistrato in quell'altra mia vita, e quando trattavo del terrorismo nero nazifascista, ho avuto occasione di venire a fare delle perquisizioni, anche di fare degli arresti, di persone che hanno contribuito alla strage di Piazza Fontana, ricordate la strategia della tensione. E Venezia era ancora negli anni 60, 70 e anche primi anni 80 un centro, un punto di riferimento logistico per il terrorismo nazifascista e neofascista. Quindi questo vuol dire che non vanno dimenticati quegli anni 40, gli anni della guerra, della resistenza, gli anni della strategia della tensione, e la tensione va mantenuta sempre alta per evitare qualsiasi forma di antidemocrazia, di ritorno a forme nascoste e occulte di fascismo, perché vanno sempre ribaditi i valori e i principi fondamentali della nostra Costituzione. Credo anche nella mia anima, nella mia mente, la data del 25 aprile rimane una delle date fondamentali. Io metto assieme questa data del 25 aprile con quella del 1 maggio, perché sono le giornate che per me, da un punto di vista istituzionale, rimangono quelle principali della nostra storia. Con il sangue dei nostri genitori, nonni, è stata conquistata questa Repubblica, sono stati ribaditi, confermati i valori che c'erano comunque nelle nostre coscienze, i valori della nostra etica. Noi abbiamo un compito e ci teniamo a questo compito e vogliamo conservarlo e tramandarlo, di rispettare quei valori, di rafforzarli e soprattutto di concretizzarli, perché vanno bene i principi, però i valori del lavoro, i valori della legalità, i valori del rispetto per la persona in tutte le varie sfaccettature rimarranno sempre fondamentali. E quindi intanto buon 25 aprile, prepariamoci anche a un ottimo 1 maggio. Grazie a tutti.